Allora, prossima domanda. Come ci si comporta con i colleghi al lavoro, soprattutto se fanno domande sulla propria vita personale? E come si può fare outing in famiglia? È meglio parlarne in casa o no? Outing, sì. Io, come leggo nei messaggi, scrivo. Ne parla da casa. Coming out è quando si sceglie, sì, infatti, coming out è quando si sceglie di dichiarare il proprio orientamento omosessuale, in questo caso poi per estensione si usa per tutte le rivelazioni adesso. Outing è quando qualcun altro sceglie per te. Gli outing sono quelli che fanno Rebecca e la mamma di... politici italiani che criticano e dopo vanno a letto con chi vogliono. Sì, in alcuni paesi è anche una strategia politica l'outing. Si dovrebbe iniziare ad adottare. Sì, anche con i preti. Esatto, quindi spesso adesso nel giornalismo si confondono, si usa outing forse perché fa più figo anche per le proprie rivelazioni, invece outing è quando di solito si fa anche, soprattutto controvoglia per la persona, no? Si dichiara come fa Rebecca per Mauro. Allora, per quanto riguarda i colleghi, allora, io lavoro alle assicurazioni generali, lavoro là dell'89 perché sono vecchio e non ho avuto nessun tipo di problema, cioè io quando sono arrivato con i bambini, di me lo sapevano già prima, qualcuno mi ha chiesto qualcosa, chiaramente dietro lo stronzo continua ad essere stronzo e quello friendly resta friendly, quindi non vedo tutto questo problema. Io so che ho tanti amici gay che hanno problemi anche a dirlo in famiglia o così via, io problemi non ne ho avuti sul lavoro. Chiaramente la mia carriera è andata a farsi benedire, però sempre priorità di cui parlavo prima non me ne frega assolutamente niente, e quindi i miei colleghi partecipano alla vita, mi domandano la protezione dei bambini, io sono arrivato e mi hanno fatto un regalo per il primo e anche per il secondo e vengo trattato come qualsiasi altra persona, qualsiasi altro lavoratore che ha figli, nulla di più. Ecco, il mio datore di lavoro invece, là sì, che ci sono problemi perché non riconosce certe cose. E vi faccio un piccolo esempio. Nello statuto interno, nell'integrativo, contratto integrativo della mia compagnia, c'è scritto che le lavoratrici madri, nei primi 3 anni di vita del figlio, hanno diritto al raddoppio delle ore di permesso, no? Al che io sono andato lì nel mio datore di lavoro e ho detto: senti, io sono un lavoratore padre, in più ragazzo padre, nonno padre per questa società, e quindi mi raddoppi le ore. No, perché sul contratto c'è scritto lavoratrici madri. Dico: ma tu mi dici che una donna che ha un marito che guadagna 50.000 euro al mese può avere il doppio delle ore perché biologicamente è donna? Io che sono uomo, sono single, perché purtroppo per questa società sono single, sono un uomo padre, ecco, chiamiamolo così, sono part time e guadagno 1.100 euro, non ho diritto al raddoppio delle ore. Quindi questa discriminazione io la vivo per quanto riguarda il mio datore di lavoro, ma non i miei singoli colleghi, che con me invece sono sempre comportati tutti quanti molto bene, ecco. O in maniera friendly o in maniera meno, ma sempre dietro la schiena, mai, non ho mai avuto un faccia a faccia poco piacevole. Ho letto che c'è scritto: è meglio parlarne in casa o no. Ecco, su questo, e Fabio Arcobaleno sento sempre nelle interviste, lo ribadisce, la trasparenza è fondamentale. I bambini hanno delle super antenne, captano un sacco di cose di cui noi manco ci rendiamo conto, per cui tutti i messaggi ambigui, contraddittori, cose che passano strane, che non si capiscono, creano molto disagio in qualunque tipo di famiglia, ovviamente. Per cui la sincerità, la trasparenza, un messaggio, e c'era anche nel filmato, in alcuni racconti, un filmato chiaro, univoco, incontestabile, è importante, perché altrimenti possono avere sia in casa dei segnali che non colgono, non riescono a mettere a fuoco, sia fuori casa, no? L'amico che ti fa la domanda, la maestra che ti dice una cosa, la zia che ti dice un'altra, e questo è effettivamente qualcosa che può creare confusione. Per le famiglie che scelgono di procreare insieme, è chiaro che è più facile, nel senso che è una scelta che uno fa dall'inizio, è un problema per chi aveva figli da precedenti unioni, perché lì diciamo che la famiglia
eterosessuale è esistita, esiste come famiglia divorziata come tante, e quindi c'è quella che si chiama assunzione di eterosessualità, per cui si può passare come famiglia così, senza fare troppi coming out, approfondimenti. Lì per molte madri e molte padri è molto più difficile, perché devono scegliere il momento in cui fare questa rivelazione. E nelle interviste che ho raccolto, dopo la rivelazione è tutto più sereno e più tranquillo, perché i bambini, come c'è anche nel filmato, finalmente riescono a mettere le cose a posto, a capire chi è chi e cosa sta succedendo. Per cui anche appunto in diverse interviste ho sentito proprio questo sollievo, sia perché il genitore chiaramente si rilassa, sia perché in casa anche c'è più spontaneità, c'è più naturalezza, le due donne magari possono anche essere più affettuose senza temere che da bambino al bambino si faccia chissà che idee, insomma tutto è più spontaneo e naturale, più chiaro, e quindi è importante parlarne in casa anche con i nonni, chiaramente con tutte le altre famiglie, perché poi sennò mi immagino il pranzo di Natale con mille imbarazzi, silenzi e difficoltà. Poi c'è una domanda per Mauro, se vuole rispondere. Se non è troppo personale, perché se è sempre stato gay convinto, è stato per 3 anni con una ragazza? È personale, cioè non è che sono stato gay convinto, perché non è stata una mia scelta. Io sono nato così, l'ho sempre saputo, quindi non è che sono convinto. Io non sono calvo convinto, io sono calvo punto. Quindi sono stato con una ragazza non perché avevo bisogno di eterosessualità, ma perché ci trovavamo molto bene, eravamo in sintonia, abbiamo incominciato con un'amicizia vera, profonda, andavamo in discoteca assieme, no? Quelle cose lì. E poi, sinceramente sono passati 1000 anni, non me lo ricordo, siamo finiti a letto assieme e da lì sta cosa è andata avanti, ma senza falsità né da una parte né dall'altra, è una cosa molto tranquilla. Forse sarebbe anche andata avanti, che ne so, perché per 3 anni è andata bene. Questo episodio del figlio di cui vi raccontavo prima ha minato assolutamente il rapporto ed è finita e non siamo più neanche amici. Abbiamo ripreso a parlare da pochissimo tempo, con mia grande gioia, e l'ho rivista, abbiamo parlato un po'. Io ho 2 figli, lei non ne ha, è eterosessuale, e punto. Cioè, ripeto, sono gay non per scelta, ma perché lo sono, non sono calvo perché lo sono. Ma comunque in generale diciamo che la sessualità e l'affettività sono molto fluide in generale, nel senso, no? Per cui non possiamo immaginare per forza un percorso univoco nella vita. Ci sono diversi fattori, e non c'è neanche più tanto la teoria del continuum da esclusivamente eterosessuale a esclusivamente omosessuale, adesso c'è la teoria multifattoriale, per cui ci sono tanti fattori come, non so, il desiderio sessuale, la fantasia erotica, l'innamoramento, l'appartenenza a una qualche comunità o un tipo di attività sociali, il gruppo di riferimento o la vita effettivamente che si trascorre, con quale tipo di partner si trascorre, insomma tanti fattori che possono essere diversi nel lungo corso di una vita, cambiare, intrecciarsi in maniera diversa, per cui insomma il mondo è talmente, della sessualità è talmente composito che nel percorso di una vita ci possono essere situazioni molto diverse, quindi è assolutamente frequente anche, di solito è più frequente nelle donne che ci sia una fluidità maggiore nel percorso della sessualità, ma anche negli uomini succede.